Ciao a tutti, volevo parlare di un argomento che molte volte per molte donne diventa uno stress, una vera e propria ossessione. Io penso che una persona possa essere da figli o non da figli, proprio secondo me è proprio un tipo di carattere, perché io proprio non ho mai desiderato avere dei figli, mai. Quindi cioè, lo trovo una cosa. Non voglio dire splatter, ma per me cioè non è una cosa che fa schifo, perché ho molto rispetto per le persone che hanno avuto figli, ma più che altro è una cosa che io trovo non naturale. Cioè, anche se tutti mi dicono, ma se non è naturale quello, dimmi tu cos'è. Però veramente l'idea di essere sottoposta a certi dolori mi piace proprio per niente, anche perché sono molto refrattaria al dolore, non lo sopporto. E lo so che ci sono vari sistemi, epidurale, eccetera, ma comunque secondo me il dolore prima o poi lo senti, se prima o dopo. E poi comunque hai un bambino da sopportare che piange tutte le sante notti. Appena, secondo me i bambini sono tipo. Hanno tipo un dispositivo, quando la mamma sta per addormentarsi, Elino, iniziano a urlare come dei pazzi. Cioè, è proprio bastardaggine naturale, non lo fanno apposta, sono così e basta. Quindi questo è il secondo motivo per cui non sono da figli, perché mi piace dormire la notte. E poi perché non ho mai avuto una lira in vita mia, per cui come avrei potuto tenere un babacio? E quindi no. Poi, tra l'altro, sono all'estero e se il mio uomo mi molla faccio la madre single all'estero. Bellissimo, quindi una vita molto interessante, piena di avventure, soprattutto con il bambino che quando arriva alla pubertà inizia a darti della puttana, tu l'hai dato via, io sono nato ed è colpa tua, no? Soprattutto se ha un carattere simile al mio, cioè impossibile, io ho un carattere di merda, io sono il peggiore incubo di ogni genitore. Comunque, a parte questo, ragazzi, fatemi sapere se voi siete da figli o no e se vi ho traumatizzato troppo con i miei discorsi. Un bacio a tutti e vi voglio tanto, ma tanto bene.